Ieri c'è stato il Consiglio europeo. Vuoi dare un parere, un'idea che ti sei fatto sentendo le varie dichiarazioni? Sì, dunque, il Consiglio europeo è, come spesso queste cose europee, è double face, come sono quei vestiti che si possono indossare in due modi. Cioè, se consente a tutti i partecipanti di portarsi a casa un mezzo risultato, non un risultato pieno, nel senso che non c'è una decisione netta con un voto in cui qualcuno è d'accordo e qualcuno è in disaccordo, c'è una conclusione in cui tutti possono dire di aver avuto ragione. Certamente ha avuto ragione l'Italia e gli altri paesi che avevano proposto che vi fosse, accanto agli altri strumenti già delineati, anche un fondo destinato alle spese per la ripresa, un fondo europeo destinato a finanziare le spese, i costi della ripresa economica, il famoso recovery fund. E questo, fino a qualche giorno fa, molti paesi partecipanti dicevano che non erano d'accordo. Ieri, nel comunicato finale, questo è stato elencato. Conte si è precipitato a dire che aveva vinto, e in effetti si può dire che ha vinto. Gli oppositori possono dire che la definizione del fondo è rinviata al futuro, nel senso che non è stato deciso che c'è il fondo, è stato deciso che la Commissione europea studierà la creazione di questo fondo e bisognerà vedere le regole. Per esempio, questo fondo sarà fatto solo sulla base del bilancio europeo, che è un bilancio modesto, oppure la Commissione europea sarà autorizzata a indebitarsi e quindi ad avere fondi maggiori. Questi fondi verranno prestati come il MES ai singoli Paesi membri, magari a condizioni favorevoli, o saranno invece dei trasferimenti di risorse, saranno risorse che sono a debito delle istituzioni europee, ma che vengono consegnate ai Paesi per le loro spese di investimento. È molto diverso. Perché in un caso si tratterebbe di aumentare i debiti, il che per un paese che ne ha già molti come l'Italia è sempre un problema, e nell'altro caso invece questo non entrerebbe tra i debiti. Il piano Marshall, di cui tanto si è parlato in queste settimane, prevedeva sia dei prestiti facilitati, sia dei grants, cioè dei fondi trasferiti dagli Stati Uniti ai paesi che ricevevano il piano Marshall. Quindi bisognerà vedere quando e come. E quindi gli oppositori possono essere andati a casa loro a fare una dichiarazione simmetrica a quella di Conte, dicendo a quelli che volevano creare un nuovo strumento per mettere in comune i debiti, il Consiglio europeo dei capi di Stato e Governo ha detto: beh, vediamo in che modo, eccetera, eccetera. E, ripeto, è il segno della crisi dell'Europa, questo. È il segno che l'Europa non è in condizione di prendere decisioni politiche. Come forse ti ho detto e come ho scritto tante volte in queste settimane, era molto più importante se ieri qui i 25, quanti sono, 27 paesi facevano una dichiarazione dicendo l'Europa farà tutto quello che è necessario per restare forte e compatta. E poi questo era chiaro che voleva dire una presa in carico dei problemi di ciascuno da parte di tutti. Una decisione importante accompagnata per esempio dall'individuazione di una personalità, un plenipotenziario che si occupasse lui di dire, non la Commissione con i suoi equilibri, come finanziare tutte queste cose. Quindi io sono molto critico, penso che l'Europa si stia sfasciando e che questa crisi sia una crisi a cui, come tante volte si è detto, le crisi sono occasioni per far crescere l'Europa. Beh, se questa era una crisi che poteva dare luogo a far crescere l'Europa, mi pare che finora di questo si veda molto poco. Quindi secondo te non è abbastanza sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico? Dal punto di vista politico sicuramente c'è poco, dal punto di vista economico
C'è poco, ma si vedrà, lì i dettagli contano molto, si vedrà poi nell'attuazione il quando, il quanto e il come di questi fondi. Nel frattempo il problema italiano è un problema molto, molto serio, perché l'Italia ha delle condizioni economiche che mi preoccupano veramente molto. Va bene, vogliamo tornare a parlare del nostro. Eravate agli anni 70. Va bene, siamo. Beh, adesso sai, ci rimane poco, rimane da dire, soltanto che a un certo punto nel 72 io finii in Parlamento, cosa che non mi aspettavo. Ti ho detto che mi ero candidato nel 68 a Napoli, ma lì era chiaro che non c'erano le condizioni per un'elezione. Cosa avvenne? Nel 72, all'inizio del 72, ci furono delle elezioni lievemente anticipate, scadeva nel 73 per una serie di circostanze politiche, la crisi del centro-sinistra, si andò alle elezioni. E come già nel 68, in modo ancora più netto, si profilava un successo del Partito Repubblicano. Successo vuol dire il superamento della famosa soglia del 3%, cioè sempre. Dovete tenere presente che in quegli anni l'elettorato era molto stabile, c'era una tale struttura organizzata dei partiti, c'era una tale solidità delle ideologie che era molto difficile spostare un 1%, un 2%. Se uno era comunista, era comunista, se era socialista, democristiani, democristiani, ai margini potevi spostare dei voti. Noi avevamo perso dei voti verso i liberali, in quegli anni li guadagnavamo, la DC perdeva un po' di voti a destra e poi li riguadagnava. Socialisti e comunisti si scambiavano un po' di voti, però fondamentalmente il sistema italiano era, si diceva allora, ingessato. E in un certo senso oggi vi verrebbe voglia, vi verrebbe una certa nostalgia quando si pensa che quei parlamenti erano parlamenti in cui i partiti erano organizzati, c'era una certa qualità, i partiti erano anche scuole di formazione. Nella Democrazia Cristiana c'era un lungo percorso prima di arrivare a essere deputato, poi essere sottosegretario, poi essere ministro. Insomma, non è che arrivava un ventenne e diventava ministro degli esteri senza arte né parte, che poi è il segno di una crisi di un paese. Questa improvvisazione di persone che non hanno nessuna capacità non sanno di che cosa si tratta, allora ce n'era troppa, oggi ce n'è troppo poca. Io ricordo le commissioni parlamentari, erano i deputati comunisti, i comunisti avevano sempre avuto delle regole sulle elezioni, erano stati abili nel vivere alle spalle della democrazia italiana. I comunisti avevano insistito per molto tempo, negli anni 50-60, perché vi fossero dei vitalizi consistenti, cioè dei stipendi parlamentari consistenti, e che poi fossero previsti delle pensioni parlamentari importanti. Erano soprattutto loro i democristiani, ma soprattutto i comunisti, perché i comunisti che avevano un immenso apparato di funzionari, immenso. Mi ricordo nella piccola provincia di Pavia, io ero sempre sorpreso che il Partito Comunista aveva, mi pare, 30 dipendenti. Il Partito Repubblicano a livello nazionale non ha mai avuto 30 dipendenti. E quindi erano dimensioni di migliaia e migliaia. Cosa faceva il Partito Comunista? I deputati normali, non quelli di particolare rilievo politico o tecnico, gli faceva fare 2 legislature. Siccome dopo 2 legislature scattava il vitalizio, dopo 2 legislature tornavano a fare i funzionari di partito, però da quel momento in poi erano funzionari pagati dallo Stato. E così avveniva ai sindacati e così via. Poi avevano naturalmente un vertice politico, i leader, Ingrao, Amendola, Berlinguer, Togliatti e così via. E poi avevano uno strato di deputati che erano tecnici. E erano all'opposizione perché i comunisti sapevano che erano e sarebbero rimasti, però
all'opposizione, ma che conoscevano le materie della Commissione. Per esempio, mi ricordo gli esperti della Commissione Bilancio del Partito Comunista ne sapevano spesso più dei sottosegretari democristiani, perché avevano fatto questo lavoro per 3-4 legislature, e così la Commissione Lavoro, la Commissione Istruzione. E in un certo senso anche gli altri partiti si attrezzavano in questa maniera, anche gli esperti democristiani, prima di diventare ministri o sottosegretari, si facevano le ossa per molto tempo nelle commissioni parlamentari. Il Parlamento era molto, molto strutturato, i partiti erano strutturati, c'erano le scuole di partito, c'erano i giornali di partito, c'erano le riviste di partito, era una democrazia in cui i partiti facevano parte della Costituzione sostanziale della Repubblica. Va bene, nel 71-72, avvicinandosi alle elezioni, venne fuori che c'era una speranza che i repubblicani finalmente nel nord, dove non ho mai eletto nessuno, potessero avere un successo. In particolare si pensò che sarebbe uscito finalmente un deputato in Lombardia, forse ce n'era già uno dal 68, ma che ci potessero essere un senatore, che ci volevano più voti, e così nel Veneto e così in Piemonte. In Piemonte era entrato nel Partito Repubblicano un gruppo di ex liberali, con alcuni leader locali, uno dei quali piuttosto discusso, e era nata una questione interna molto difficile dentro il piccolo Partito Repubblicano. Tra quelli che accettavano che questo transfuga liberale fosse eletto e quelli che speravano di far eleggere un esponente meno. E venne offerto questo seggio a Bruno Visentini, che era allora vicepresidente dell'IRI, e ad altri esponenti del partito che non si sentirono di entrare in campo. Allora andarono i repubblicani di Ivrea, dove c'era un bellissimo gruppo di sindacalisti e di esponenti di partito che lavoravano alla Olivetti, che era una bellissima azienda molto interessante, di cui magari parleremo un'altra volta, che aveva raccolto l'eredità di Adriano Olivetti. Andarono dal segretario del partito, cioè da mio padre, dicendo: ci deve dare un candidato nazionale perché noi non vogliamo in Piemonte eleggere quel tale che si chiamava Alessio. E non trovando nessuno, andarono da mio padre e disse: ma perché non dice a suo figlio che sta qui a Milano e che scrive sulla stampa? Perché io avevo cominciato a collaborare alla stampa di Torino, che allora era diretta da Alberto Ronchey, con degli articoli di economia. Perché non dice a suo figlio? Mio padre mi chiamò, io non ho mai capito se lui fosse favorevole o no, aveva il mio impegno politico. Mi disse: guarda, mi chiedono questo, se ci vuoi andare. Vedi tu, io ci pensai un po', mi consultai anche con Cuccia e poi gli dissi: ah, perché no, ci provo. E cominciai e quindi entrai in campo. In quelle stesse elezioni entrò nelle liste repubblicane Giovanni Spadolini, che era stato appena licenziato da direttore del Corriere della Sera. Io lo conoscevo un po', l'avevo conosciuto all'inizio del 72, e quindi a Milano fu candidato al Senato come indipendente Spadolini. Io venni mandato a Torino, che non conoscevo, io questo destino di essere andato a Napoli che non conoscevo, a Torino che non conoscevo, ero stato una sola volta in anni molto lontani, avevo visto la città, non sapevo nulla, avevo anche scarsa esperienza politica, e mi trovai gettato in questa campagna elettorale molto difficile, perché le strutture di partito, tranne la struttura di Ivrea e una piccola sezione di Novara, erano totalmente contrarie e facevano campagna elettorale per questo altro personaggio. Io avevo il vantaggio che, avendo scritto sulla stampa, avevo un minimo di simpatia negli ambienti dell'università, degli economisti, e quindi feci questa campagna elettorale. Ti devo dire che la campagna elettorale fu altrettanto meno affascinante della campagna che ti ho raccontato nell'Irpinia, perché
giorno, se ti occuperai di politica, scoprirai che l'Italia ha tante realtà regionali diverse fra di loro. La mia osservazione nel corso degli anni è che se fai lo stesso discorso a Torino, a Roma, a Napoli, a Palermo, in tre di questi quattro posti nessuno capisce niente. A Torino trovavo grande attenzione se gli parlavo dei tassi di interesse, degli investimenti. A Palermo, a Napoli, dovevo parlare di cose molto più calde, cioè il Sud ha passione politica, e anche tante angosce esistenziali. Il Nord non ha problemi economici, allora non ne aveva, e quindi ero interessato. Il Nord sembrava l'Inghilterra e il Sud era naturalmente molto diverso. E quindi questa esperienza di vedere tante Italie è veramente una delle esperienze più belle della vita politica, cioè che cambi una città e a 30 km dalla città precedente il discorso che hai appena fatto in quella e che lì magari ha avuto degli echi favorevoli, qui lascia tutti freddi. Le sensibilità sono straordinarie. E una delle cose che uno impara stando in politica, io non ho mai capito quelli che leggono i discorsi. Perché se tu non guardi in faccia la gente con cui parli, è una delle ragioni per cui io non amo la televisione come strumento politico e questi social. Perché la politica, la cosa interessante della politica è lo scambio che si crea quando tu hai davanti agli occhi i tuoi interlocutori e capisci parlando se le cose che stai dicendo sono significative, sono importanti, interessano. Tra l'altro io confesso che ho sempre avuto difficoltà a fare lezioni universitarie. Non ho mai amato molto, mentre mi è sempre piaciuto studiare, non ho mai amato molto, non mi sentivo molto sicuro e non mi sento mai molto sicuro quando vado a parlare all'università, mentre mi sono sempre sentito tranquillo nel fare discorsi politici. Perché? Ci ho pensato tante volte. Ma perché se parli a un giovane e gli dici delle cose sbagliate, rischi di mettere delle idee sbagliate nella testa della gente. Se parli di politica, degli elettori maturi, e gli dici delle cose, saranno loro a decidere se sono giuste o sbagliate, saranno loro a formarsi un'idea se le cose. Sei meno responsabile per quello che dici, se dici quello che pensi, e qualche volta quello che pensi non è del tutto coerente o non è del tutto formato come pensiero. Ma parlare a degli elettori adulti ti rende più libero che non parlare con dei giovani a cui rischi di insegnare cose molto sbagliate se le tue idee sono sbagliate. E io non ho mai avuto l'idea che le mie idee siano necessariamente giuste. Ho sempre avuto molta passione per le mie idee, ma non ritengo che siano le sole cose giuste che uno possa pensare e dire. Le cose giuste le decide la storia, quelle che sono state giuste e non giuste. Quindi feci questa campagna elettorale molto difficile, nell'ostilità del partito, ma con tanti ambienti interessanti. La realtà del Piemonte, questo era un collegio gigantesco che andava dal confine francese fino al Lago Maggiore, quindi fino sostanzialmente alla Svizzera e a Milano, sostanzialmente a Novara, collegio lungo 200 km, girarlo era quasi impossibile, e anche lì con realtà molto differenti. Allora il Piemonte era una realtà industriale imponente. La Fiat aveva 100.000 dipendenti. Quando usciva un turno da Mirafiori uscivano 20.000 persone, 25.000 persone, c'era una città in movimento. Ma c'erano aziende con migliaia e migliaia di dipendenti. Il cotonificio Valle Susa impiegava 8.000 donne nel 1972. La Rodi Atoce, una fabbrica di nylon che stava in cima al Lago Maggiore, a Verbania, aveva 4.000 dipendenti. Nel giro di 6-7 anni furono spazzate via tutte le fabbriche chimiche,
buona parte dell'industria tessile. E poi piano piano è cominciata la crisi della Fiat e poi la crisi della Olivetti, che allora aveva 20.000 dipendenti. E queste realtà erano straordinarie, molto diverse la Fiat dalla Olivetti, la Olivetti da tutto il resto. Non so come, alla fine vinsi queste elezioni. Andammo a dormire l'ultima sera con Daniela a Ivrea e non avevo la più pallida idea se avrei vinto o non avrei vinto. L'elezione, l'indomani scopersi che avevo preso 9.000 voti di preferenza, il mio avversario ne aveva presi 7.000 e mi trovai di colpo proiettato in Parlamento, dove poi sono rimasto per oltre 40 anni. Bene, A domani, grazie, a caro. domani. A domani.